Una volta arrivati in palestra, attendete il vostro turno con la mascherina indossata e mantenendo le distanze. Al triage vi verrà misurata la febbre. Al vostro arrivo dovrete consegnare all'addetto la scheda di triage precedentemente compilata dai genitori. Essa avrà valenza settimanale. Potete trovare questo modulo sul sito Energym. Non sarà possibile accedere alla palestra con le scarpe, perciò all'ingresso cambiatevi le scarpe, riponetele in un sacchettino ed indossate ciabatte pulite o eventualmente un paio di calzini. A questo punto potrete entrare in palestra. Quest'anno l'accesso agli spogliatoi non è consentito. Vi chiediamo perciò di arrivare in palestra già cambiate, in modo da dovervi togliere al massimo ciò che indossavate sopra i vestiti d'allenamento. Riponete le borse in palestra, facendo attenzione a mettere all'interno tutti i vestiti che vi togliete di dosso. Le borse dovranno essere distanziate l'una dall'altra. A questo punto potrete iniziare l'allenamento. Mi raccomando, seguite sempre le istruzioni dei vostri istruttori che cercheranno di far mantenere le distanze per tutta la durata della lezione. Se il vostro sport richiede l'utilizzo di materiali o accessori particolari che dovete portare da casa, l'utilizzo di tali materiali è consentito solamente al bambino che li ha portati. Posso andare in bagno? Certo. L'accesso ai bagni è consentito ad un solo atleta alla volta. Vi chiediamo di lavarvi le mani prima di accedere ai servizi. Dopo aver utilizzato i servizi, vi chiediamo di igienizzare la tazza con lo spruzzino che trovate in ogni bagno. La carta che avete utilizzato per questa operazione andrà riposta in una bustina di plastica e questa bustina andrà poi buttata. Mi raccomando, prima di tornare in palestra, lavatevi nuovamente le mani. Il nostro personale provvederà a sanificare le attrezzature e gli spazi della palestra all'inizio dell'allenamento, alla fine dell'allenamento e nel cambio tra un gruppo di lavoro e l'altro. Insomma, quest'anno il rientro in palestra richiederà un po' di impegno da parte di tutti, ma vedrete, è molto più facile a farsi che a dirsi. Speriamo che rispettando queste poche regole la situazione possa cambiare presto. Intanto noi vi aspettiamo nelle nostre palestre. Ciao a tutti!